Dai! Aspetta! Aspettami! Ma che ti sei spogliata? Perché? Avrei dovuto fare il bagno con la camicia, secondo te? No, ma così all'improvviso. Non me l'aspettavo. Benvenuti in Soffitta, il luogo dove il tempo si ferma e la bellezza eterna delle dive del cinema italiano continua a brillare come una stella immortale del firmamento. Oggi apriamo le porte di un mondo malizioso, un viaggio indietro nel tempo alla scoperta di una delle perle più sensuali di quell'epoca dorata, la splendida Sabrina Siani. Con quella sua aura di mistero e di fascino che sfida il tempo, Sabrina ha segnato gli anni d'oro del cinema di genere con una presenza che incanta e seduce ancora oggi. Da modella a icona del grande schermo, la sua storia è un inno alla bellezza e alla sensualità, qualità che hanno illuminato ogni scena e lasciato un'impronta nel cuore degli spettatori. Tanto lo so che ti stai innamorando di me! Nell'episodio di oggi ci immergeremo nella breve ma intensa carriera di Sabrina, esplorando i film che l'hanno resa famosa dalle commedie sexy alle avventure epiche. Sabrina è stata una musa ispiratrice, il simbolo di un'epoca in cui il cinema osava, giocava e seduceva senza remore. Purtroppo non ci sono molte informazioni su di lei in rete, perché si ritirò giovanissima dalle scene e oggi non si sa che cosa faccia. Siete pronti a partire? Se ti sei perso una puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata. Ti lascio il link nella descrizione del video. Se ancora non sei iscritto alla Soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle. Belle, bellissime, come la nostra Sabrina Siani. Com'è? Disgustoso. Ecco, per una volta che cucino io non ti va bene. Bonnie! Scherzavo, è buonissimo! Parlando di Sabrina Siani, o Sabrina Seggiani, come recita il suo vero nome, entriamo nel cuore pulsante del cinema di genere degli anni Ottanta. Roma, 13 agosto 1963, nasce una stella che, per un periodo breve ma intenso, ha saputo illuminare il panorama cinematografico italiano con la sua presenza. Sabrina inizia il suo percorso nel mondo dello spettacolo come modella e fotomodella, ma è evidente che il destino era altrove. La bellezza, certo, apre molte porte, ma il talento a far sì che queste restino aperte. E Sabrina ha saputo cogliere l'occasione entrando a pieno titolo nel mondo del cinema. Il suo nome si lega indissolubilmente alle commedie sexy di inizio anni Ottanta, un genere che, per quel periodo, ha rappresentato un vero e proprio fenomeno. Non stiamo parlando di capolavori indimenticabili o di pellicole che hanno cambiato il corso della storia del cinema, ma di film che hanno divertito, sorpreso e, perché no, anche un po' scandalizzato i benpensanti dell'epoca. Attraverso vari pseudonimi, Sabrina Sian, Sabrina Siarri, Sabrina Sellers, Dana Roy, Sabrina Siani ha esplorato diversi aspetti della sua arte, mostrando versatilità e una certa predisposizione per la recitazione, anche se spesso fu accusata di non saper recitare. E anche se oggi il suo nome non è sulle labbra di tutti, per un certo periodo è stata una presenza costante e significativa del cinema di genere italiano. Bonnie! Fermati lì e non muoverti. Non ho nessuna intenzione di muovermi. Vieni, vieni a sentire. E parlando di esordi spettacolari, la nostra Sabrina non ha certo perso tempo. Immaginate di essere adolescenti e di finire sotto i riflettori quasi per magia. Grazie al regista Mario Girolami, che deve aver avuto un radar per il talento, ma molto probabilmente anche per le belle ragazze, Sabrina fa il suo grande ingresso nel mondo del cinema a soli 16 anni, nel 1979. E pensare che io a quell'età ero ancora impegnato a capire come funzionasse il registratore VHS. Il periodo dal 1980 al 1982 è quello che potremmo chiamare gli anni d'oro di Sabrina. Una vera e propria corsa sulle montagne russe del successo, ma senza la fila d'attesa. Al fianco di mostri sacri della risata come Renzo Montagnani e Alvaro Vitali, Sabrina diventa una delle protagoniste della commedia sexy e del cinema erotico, e grazie anche alle molte apparizioni svestite su riviste sexy come Playboy, Playmen e chi più ne ha più ne metta.
Sabrina diventa una presenza fissa su queste pagine, dimostrando tutta la sua bellezza davanti alla macchina da presa. Ma la nostra Sabrina non si è fermata alle commedie sexy italiane, ha allargato i suoi orizzonti trovando un bel po' di successo anche fuori dai confini italiani. Sabrina recita come protagonista in film spagnoli italiani sotto la guida di registi del calibro di Jess Franco, Gio D'Amato, Umberto Lenzi, Lucio Fulci e Michele Massimo Tarantini, condividendo il set con attori come Ugo Tognazzi, Michel Surroll e Carol Bouquet. Certo, qualche critico l'ha bollata per la sua mancanza di recitazione, ma Sabrina non si è fatta scoraggiare. Nulla, sì, e allora? La nostra Sabrina non aveva certo problemi a mostrarsi come mamma l'ha fatta, e questo le ha aperto le porte a ruoli da protagonista che molti solo sognano. E parlando di ruoli memorabili, chi può dimenticare la sua interpretazione stellare di Okron in Conquest del grande Lucio Fulci? Sabrina ha indossato poco più di una maschera d'oro e un perizoma, trasformandosi nel cattivo più sexy che il cinema fantastico abbia mai avuto. In questo film Sabrina non è solo un'attrice, ma un'icona, una visione quasi onirica che emerge in un mondo fantastico, armata di arco e vestita di poco più di coraggio e una maschera d'oro. Un'immagine questa che ha incantato, anche un po' scandalizzato. Quindi sì, forse non tutti ricorderanno Sabrina Siani per le sue doti shakespeariane, ma di certo ha saputo lasciare il segno con le sue interpretazioni coraggiose e senza paura. La filmografia di Sabrina Siani è un viaggio attraverso titoli che suonano come la colonna sonora di un'epoca irripetibile. La nostra diva ha danzato davanti alle telecamere sotto la guida di maestri del calibro di Marino Girolami e Alfonso Brescia. Immaginate una Roma del 1979, vibrante e caotica, dove una giovane e promettente Sabrina fa il suo ingresso nel mondo del cinema. Contrabbandieri di Santa Lucia segna l'inizio di questa avventura, una pellicola dove la malavita napoletana si intreccia con storie di coraggio e tradimento e dove la nostra Sabrina muove i primi passi verso il successo. Ma è con titoli come La Dea Cannibale e La Liceale al mare con l'amica di papà che Sabrina inizia veramente a far parlare di sé, catapultandosi nel cuore degli italiani. È da queste esperienze che si capisce che il cinema di Sabrina non è solo questione di recitazione, è un'esperienza sensoriale, un invito a sognare ad occhi aperti. Il suo percorso artistico è costellato di incontri con giganti del cinema, da Gio D'Amato a Umberto Lenzi, passando per Dino Risi. Ogni film è la tessera di un mosaico che racconta storie di eroi, di risate e di avventure dove Sabrina è sempre pronta a stupire, sia che si trovi sulle spiagge assolate di Due gocce d'acqua salata, sia che sfidi il destino in Anno 2020, Gladiatori del futuro. La sua filmografia è un invito a riscoprire un cinema che osava, che giocava con i generi e che non aveva paura di mostrarsi per quello che era, puro intrattenimento, a volte riverente, a volte provocatorio, ma sempre incredibilmente affascinante. Dopo aver lasciato il segno nel cinema italiano con la sua bellezza e la sua presenza scenica indimenticabile, Sabrina Siani porta il suo fascino anche sul piccolo schermo. È il 1989 quando Sabrina fa il salto in televisione, un ambiente diverso dalle sale cinematografiche, ma che sa bene come valorizzare il suo sex appeal. In Disperatamente Giulia, una miniserie TV che ha tenuto gli spettatori incollati alla sedia per 6 episodi, e in Classe di Ferro, una serie TV divertente che esplora la vita all'interno di un'accademia militare, apparendo in un paio di episodi. Poi, sempre nel 1989, all'età di soli 25 anni, Sabrina Siani sceglie di fare un passo indietro nel mondo dello spettacolo, una decisione che segna la fine della sua carriera cinematografica e televisiva. Questo ritiro, avvenuto in un momento in cui la sua immagine era ancora molto presente nel cinema di genere e nelle serie TV italiane, lascia i suoi ammiratori con una serie di memorabili interpretazioni e con la curiosità su cosa avrebbe potuto fare in futuro. La scelta di Sabrina di allontanarsi dalle scene potrebbe essere una ricerca di una vita diversa, forse lontana dall'attenzione costante che la fama comporta. Anche se non sono disponibili molte informazioni sulle motivazioni specifiche dietro questa decisione, ciò che è certo è che il suo ritiro ha lasciato un'impronta nel ricordo dei fan e nel panorama del cinema italiano di quel periodo.
Nel mondo di oggi, dove la vita delle celebrità è costantemente sotto i riflettori, la scelta di Sabrina di vivere lontano dall'attenzione pubblica è tanto rara quanto coraggiosa. Dimostra un desiderio di normalità e di una vita privata preservata, lontana dalle pressioni e dalle aspettative che spesso accompagnano chi ha conosciuto la fama. Forse in quel silenzio Sabrina ci insegna la lezione più preziosa, che ci può essere una grande forza nella riservatezza e che a volte il vero fascino risiede in ciò che si sceglie di non rivelare. La storia di Sabrina Siani è un omaggio alla femminilità, alla forza di una donna che ha saputo incantare lo schermo con il suo sorriso, il suo sguardo, trasformando ogni scena in un momento di pura magia. Il suo ritiro prematuro, quanto enigmatico, non ha fatto altro che accrescere il mito intorno alla sua figura, rendendola un sogno ancora più sfuggente e desiderato. E cliccando sul video qui accanto potrai scoprire cosa è successo a quest'altra indimenticabile attrice.